Ciao a tutti, ciao bimbi, ciao bimbe, ciao mamme, ciao papà. Allora, oggi volevo proporvi l'esperienza del cestino dei tesori, il famoso cestino dei tesori. E infatti proveremo a crearne uno assieme, utilizzando oggetti di uso quotidiano che possiamo trovare a casa e che mamma e papà utilizzano spesso e quindi anche voi bimbi potete esplorare. Allora, vediamo un po'. Io qui ho un cestino e vediamo cosa posso mettere all'interno. Ho trovato tante cose interessanti a casa. Allora, qui ho due pennelli che sono morbidissimi. Poi una ciotolina con un altro pennello. Un flacone vuoto dello shampoo. Una cremina, anzi il contenitore vuoto di una cremina e fa ancora un buon profumo. Poi vediamo, ho trovato un pettinino di legno che fa un rumore stranissimo. Un altro pettinino di legno, un braccialetto. Questo è stranissimo, è un filtro per il lavandino, due mollettine, una spazzolina, una spugnetta e questa è una pinzetta. E questo è il cestino dei tesori, diciamo a tema bagno. Però possiamo anche crearne uno a tema cucina. E infatti qua ci sono raggruppati tutti oggetti e utensili da cucina. Qui ho una mollettina, un'altra mollettina per chiudere i pacchi. Qua ho un macinapepe vuoto. Due mestolini per mescolare la zuppa, un pennello per mettere il burro sulla teglia per fare le torte, una spugnetta per lavare i piatti e dentro questa bottiglietta ci sono tanti legumi. Ed ecco i due cestini dei tesori a tema cucina e a tema bagno. Potete crearne di diversi, potete mescolare fra di loro anche gli oggetti e i materiali. L'importante è divertirsi. Ciao bimbi, ciao a tutti, a presto!